Si gioca su un terreno ai limiti della praticabilità alla gara tra Vigor Lamezia ed Avellino, vinta con merito dalla formazione ospite capace di espugnare il Dipolito finora inespugnato. Avvio vivace del match con Maraglino impegnato dopo due minuti su un tocco di Maiella. Al quarto su cross di Romano ci prova ancora Maiella in acrobazia senza esito. La Vigor si vede al sesto con punizione di Mangiapane e palla che Occhipinti spreca ad un metro dalla porta. Solo tre minuti dopo l'Avellino passa in vantaggio, servizio di Viscido per Romano che fulmina Maraglino in diagonale. L'Avellino continua a fare la partita al 27esimo da Rega a Maiella che salta le doti dell'estremo difensore biancoverde. Dopo due minuti la Vigor si riaffaccia in avanti. Cross di Catania per Chirico che impegna Puzzo. Sul fine di primo tempo al 40esimo ci prova Occhipinti ad impensierire la porta avversaria con un tocco sotto misura che finisce di poco alto. Ancora forza in Vigorino e sempre Occhipinti che al 45esimo di testa costringe Puzzo a salvare sulla linea. Nel miglior momento della Vigor però, alla fine del tempo, arriva il raddoppio dell'Avellino. Errore a centrocampo di Occhipinti, Romano gli ruba palla e appoggia a Di Santo che infila a Maraglino con un tiro angolato di sinistro. Nella ripresa all'11esimo Chirico serve Lattanzio ma la sua conclusione è imprecisa. L'Avellino resta in 10 per l'espulsione di Romano che prende il secondo giallo per simulazione e Rigoli gioca la carta Cosa al posto di Ginobili. Ma l'Avellino non arretra, al 23esimo Di Santo ruba palla ad Occhipinti e conclude in porta con palla deviata in angolo da Maraglino. Cambio di fronte ed è a Puzzo a salvare la propria porta sul tiro di Chirico. Dopo neanche un minuto la Vigor trova il gol che riapre il match ancora con Chirico che dal limite infila la porta difesa da Puzzo. Sul 2-1 poi succede poco e la Vigor perde l'imbattibilità casalinga.